Sono in onda, buonasera, buonasera a tutti quanti, cari amici. Allora iniziamo la trasmissione Don Chisciotte e Mulini a Vento, questa trasmissione del martedì sera condotta, ideata, insomma fatta tutta dall'amico Alfredo Story. Questa sera chi ci guarda sulla web TV già ha visto che abbiamo un ospite, diciamo tra virgolette in studio, anche se virtuale, ma non voglio rubare molto tempo. Alfredo, se ci sei batti un colpo, poi passo con la rassegna stampa. Ok, sono qua, carissimo Rosario e carissimo ospite, un ospite molto caro a noi perché è già intervenuto alcune volte nelle nostre trasmissioni. Dalla lontana Imperia, speriamo sotto un bel sole, qua a Bologna c'è il sole oggi pomeriggio. E voglio ricordare innanzitutto una cosa molto interessante, che le trasmissioni che vengono, le dirette che vengono realizzate attraverso Radio Saius saranno presenti e sono presenti sul network che si sta allargando. Siamo già arrivati a 6 postazioni del network, 6 radio web che trasmettono i nostri programmi. A te Rosario per le notizie. Bene, cara Fredo, grazie che l'hai ricordato, perché come al solito io mi dimentico sempre. Sì, volevo appunto nominare almeno le prime 4 che si sono aggiunte con Radio Science, che poi diventano 6, che sono appunto Radio Reno Web, la tua web radio, caro Alfredo, che la trovate sul sito www.radioreno web.it, scusatemi. Poi abbiamo Radio Favaro Veneto, è la web radio in beta test dell'amico Massimo Bonella di Pianeta OGTV, che la troviamo su www.radiofavaroveneto.it. A seguire abbiamo Radio Sismon di Libri, che è una web radio di una piccola casa editrice che si trova a Salgareda, in provincia di Treviso, e per il momento la pagina si poggia su Radio Saiuz, quindi rsl.radiosaiuz.eu. E infine l'ultima aggiunta, si è accodata, Radio Isso, una web radio da Modena, che la trovate sul sito www.radioisso.it. Scusate la mia voce, ma purtroppo, come vedete, non so molto bene, caro Alfredo. Allora passiamo subito alla rassegna stampa e dopo vi do la parola. Allora parto subito con purtroppo il Senato ha salvato Desiano, ha detto no all'arresto. Il Senato con 208 sì, 40 no e 3 astenuti conferma la decisione della Giunta per l'immunità di dire no alla richiesta dei magistrati di Napoli di poter disporre gli arresti domiciliari nei confronti del senatore di Forza Italia Domenico Desiano, coinvolto nell'inchiesta sulle tangenti per gli appalti sui rifiuti nei comuni di Laccamenio, Forio e Monte di Procida. Nei confronti di Desiano era caduta l'accusa di associazione a delinquere, ma erano rimasti in piedi i reati di corruzione e turbativa d'asta. Già questo doveva bastare per farlo buttare fuori a calci del sedere dal Senato. Poi abbiamo un'altra notizia interessante, Alfredo, questa sera. Abbiamo dal Brasile questa notizia. È stato arrestato il numero 2 di Facebook. Devi sapere, l'America Latina, hanno scritto, non ha consentito, questo numero 2 non ha consentito alla polizia di accedere a WhatsApp. A rendere nota l'incarcerazione di Diego Zodan sono le forze di sicurezza brasiliane. Il dirigente si è rifiutato di concedere informazioni per un processo penale per traffico di droga. Portavoce dell'azienda californiana ha detto che è un gesto estremo e sproporzionato. Noi siamo sempre stati disponibili a collaborare. Come vedi, cominciano
con questi social incomincia ad arrivarci la polizia dentro, perché anche i social vengono utilizzati, a quanto sembra, per cose non molto lecite. Indubbiamente, indubbiamente. Poi c'è un'altra bella notizia, questa mi ha fatto piacere, perché la Stepchild Adoption, che non so pronunciare, non riuscirò mai a pronunciare, bene, c'è stato l'ok del Tribunale di Roma per l'adozione incrociata per le figlie di due donne, è il primo caso in Italia. C'è il via libera del giudice per i minori, insomma le bambine avranno lo stesso doppio cognome, ma per la legge non saranno sorelle, insomma una delle due è nata con la procreazione assistita. E questo è un primo passo verso, diciamo, verso la risoluzione, spero non molto, che non arriverà molto tardi, del problema. Poi abbiamo un altro caso che è vergognoso, i migranti. L'Unione Europea stanzia 700 milioni per i paesi della rotta balcanica e l'Austria ha detto non siamo sala d'attesa per la Germania. Ancora chiusa la frontiera con la Grecia, dietro la barriera oltre 2.500 bambini, il premier di Vienna difende la scelta del tetto all'accoglienza. Frontex dice che nel 2016 il flusso è aumentato di 30 volte. Bruxelles presenta un piano finanziario triennale per fare fronte alla crisi. Ma la cosa che ho visto ieri per televisione, caro Alfredo, è il fatto di vedere ai confini con la Macedonia, che ci sono stati anche degli scontri con la polizia macedone. Insomma, hanno sparato lacrimogeni addosso alla gente, che c'erano bambini, c'era di tutto lì in mezzo. E questa è una cosa vergognosa, perché il diritto all'asilo, il diritto a poter girare, l'essere umano deve comunque averlo. Poi ovviamente sta agli stati nazionali mantenere diciamo la legalità all'interno del proprio paese, però non dobbiamo dimenticarci che siamo cittadini del mondo ormai. Non siamo più relegati al nostro quartiere, alla nostra casa, al nostro sobborgo. E quindi dovremo comunque farcene una ragione prima o poi, anche di questa. Poi vediamo se abbiamo. Ecco, poi la cosa curiosa invece è quella che ha detto Bersani e la politica italiana. Cioè, Bersani ha detto che con Verdini che vota la fiducia siamo approdati nella casa delle libertà, e questo fa un po', diciamo, il seguito a quel certo discorso che facevamo fuori onda te, Alfredo, quando siamo ricordati che il nostro caro beniamato premier quando Berlusconi era premier al governo lo andò a trovare nella sua casa, se non sbaglio a Milano, in provincia di Milano. Esatto. Bersani ha detto che Renzi scelga se vuol fare quello che rottama o quello che resuscita, insomma, e insiste, serve un congresso. È indeciso. È un grande indeciso, lo vediamo anche dall'espressione che ha molto quando parla il nostro caro beniamato ministro presidente del Consiglio, presidente, va bene, me lo ricordo ancora una vecchia puntata con Mike Buongiorno, se non sbaglio, una trasmissione o una cosa del genere, quando lui andò a una di quelle trasmissioni per vincere soldi, sai, eccetera. Vabbè, aveva già bisogno allora. E metteva via i soldi per l'aereo. Sì. Ma tu non lo sai, per l'aereo metteva via i soldini. È per questo. Comunque, anche caro quella Alfredo, è una porcata immensa. Sì. Comunque, andiamo avanti. Caro Alfredo, sono le 22:08, io non voglio rubarvi più tempo, perché questa è una puntata molto interessante, credo che dovete esprimervi quando più è possibile. Ciao Roberto, un caro saluto anche a te, scusami se non ti ho salutato prima. Ciao, quando ho iniziato. Bene, sì, tutto bene, va benissimo, sono un po' costipato qui, però va benissimo. Vi lascio la parola, così andiamo avanti e vediamo, insomma, di sviscerare quanto più è possibile questa sera e informare i nostri ascoltatori quanto più è possibile, perché c'è una grande disinformazione sull'argomento in Italia. Ok, io... Hai ancora qualcosa da dire, Rosario? No, tutto a posto, vai tranquillo. Scusami. Benissimo, stasera con molto piacere ho ancora un caro amico, Hamza Roberto Piccardo, che avete già imparato a conoscere in altre occasioni, comunque ve lo rammento, imam, scrittore, anche bravo fotografo, molto bravo, visto
i risultati su Facebook, e traduttore ufficiale del Corano in italiano, e tra i fondatori dell'UCOI, cioè dell'Unione dei musulmani italiani. E stasera parleremo di 3-4 argomenti che credo siano interessanti. E il primo, caro Hamza, riguarda il tuo viaggio a Bruxelles. Noi dovevamo sentirci in quel periodo e tu annunciasti questo viaggio per una riunione dell'European Muslim Network. Che cosa c'è stato? Di che cosa hanno parlato? Qual è stato l'argomento all'ordine del giorno? L'argomento principale è stato quello del il contrasto al radicalismo islamico, islamico tra virgolette, naturalmente, certo, dal certo, punto di vista, certo. Perché per me l'Islam è pacificazione con Dio e con il creato, e soprattutto cercando di capire le ragioni che possono condurre dei giovani nati o cresciuti in Occidente, quindi teoricamente nei valori della libertà di culto, della libertà di espressione, eccetera, a andare a combattere o addirittura combattere nel loro paese stesso, Francia o Belgio che sia, contro la gente in generale, e quindi c'è il terrorismo nella sua espressione più atroce. E questo l'argomento era questo qua, soprattutto tenendo conto che il Belgio è il paese europeo da cui sono partiti il maggior numero di foreign fighter, parliamo di Europa occidentale naturalmente, perché se andiamo sull'Europa orientale sono molti di più. Cioè, si calcola che circa 600 giovani nati o cresciuti in Belgio, o comunque con cittadinanza belga o francese, sono partiti verso Daesh. E quindi questo era un problema serio, cercando di capire chi sono questi giovani, quali sono le motivazioni che li hanno spinti, quali sono i comportamenti, poi cercando di andare sulla prevenzione, no? Naturalmente, di queste, certo, queste devianze così gravi, quali sono i segni, quali sono i sintomi che si possono verificare, si possono in qualche maniera afferrare, che possono indicare una deviazione, possiamo dire, perché maturazione non potrei dirlo, di una decisione di questo genere che poi li porta a diventare degli assassini nello stesso paese o altrove, non cambia niente. È stato interessante proprio perché i nostri fratelli di Bruxelles, il network, due parole per spiegare cos'è l'Europa News Network, è quello che si chiama in inglese un think tank, cioè un gruppo di riflessione, non è un'associazione che si muove sul terreno, ma è un gruppo di riflessione composto da una trentina di musulmani di seconda generazione o cittadini europei di origine che hanno abbracciato l'Islam, tutti intellettuali, attori sociali in qualche maniera impegnati nei loro rispettivi paesi, che si confrontano su temi grandi dell'Islam in Europa. Questo network è stato fondato una dozzina di anni fa da 3 o 4 persone, tra cui c'ero io, insieme con Tariq Ramadan, che è il nostro intellettuale di riferimento in Europa, e adesso comprende appunto una trentina di persone che provengono da 18, adesso forse 19 paesi diversi, compresi alcuni paesi balcanici. Il network si riunisce appunto due volte all'anno, una volta a Bruxelles dove c'è la sede del network stesso e una volta in una capitale o grande città europea, e avremo quest'anno, lo faremo a Milano, quindi sarà interessante se voi volete seguire anche i lavori, che una parte dei quali sarà sicuramente pubblica. L'argomento di quest'anno era appunto questo. Altre volte abbiamo parlato di ecologia, abbiamo parlato di rapporti interpersonali, abbiamo parlato dell'immigrazione, cioè cerchiamo di confrontare le rispettive elaborazioni e le rispettive esperienze, perché come ho detto non sono solo intellettuali ma sono anche attori di terreno, attori sociali, in merito a quelle che possono essere delle dinamiche che in qualche maniera, pur nella differenza tra i diversi paesi, ci può essere un filo rosso che le unisce tutte, e quindi capire cosa possiamo fare
per prevenire e contrastare questo fenomeno. Naturalmente noi non ci poniamo affatto in una logica di tipo poliziesca, perché non è compito nostro, naturalmente, neanche da intelligence, ma è semplicemente una logica sociologica che è fortemente ispirata ai nostri principi islamici, che sono quelli di comandare il bene e condannare il male, e quindi in che maniera noi possiamo dare il nostro apporto per contrastare questo fenomeno. Ed è stato molto interessante, anche perché abbiamo avuto la possibilità anche di ascoltare dal vivo la testimonianza di una ragazza di 19 anni che 2 anni fa sfuggì proprio per un pelo al fatto di partire. Cioè lei era già decisa a partire, e poi per una serie di fortunate per lei circostanze, benedette direi io, non è partita, si è reso conto di cosa avrebbe fatto, di cosa sarebbe andata incontro, e oggi è la testimonianza vivente di quali sono i metodi per sedurre, proprio in qualche maniera addirittura plagiare persone normalissime che vivono in un paese europeo e condurle a scelte estreme di questo genere. È stato veramente molto interessante. Oltretutto abbiamo anche avuto la possibilità di ascoltare alcuni esperti internazionali che lavorano in Europa su questo argomento. C'è un esponente del Centro Internazionale della Pace e della Guerra, cioè un altro think tank che studia a livello accademico proprio le dinamiche del terrorismo, delle guerre, eccetera, e anche un militare, un colonnello dell'esercito belga che è fortemente impegnato su questi argomenti, cercando di sviluppare delle sinergie a livello intellettuale che poi dopo si dovrebbero tradurre nei rispettivi paesi in dinamiche operative vere e proprie. Abbiamo anche incontrato una signora, una sorella musulmana, che lei stessa è riuscita a salvare i suoi figli da questa scelta, è oggi impegnatissima in un'associazione che si occupa proprio di fornire supporto alle famiglie che denunciano comportamenti devianti, estremizzanti dei loro figli, o addirittura alle famiglie che hanno sofferto la partenza dei loro figli verso una destinazione ignota e molto spesso ne hanno perso le tracce o hanno avuto soltanto la notizia della loro morte. Ecco, è stata molto impegnativa e molto utile. Quello che hai detto è estremamente interessante, partendo da quello che tu hai accennato e puntualizzato, un gruppo di riflessione. Penso in qualunque campo, anche in quello cristiano, necessita questo periodo della nostra vita, dei nostri anni che stanno accumulandosi verso, siamo già nel 2016, di riflettere su quella che era la realtà. Purtroppo la nostra abitudine, forse troppo umana, è quella di correre, di non fermarsi a riflettere su quello che succede, di prenderlo così, come dato di fatto. E un'altra cosa che volevo puntualizzare, e mi è sembrata anche questa molto importante, è l'analisi anche del sistema di reclutamento che succede, che viene utilizzato dai mandatari di queste orde barbariche. Anche noi come cristiani abbiamo avuto ordine barbariche, orde barbariche, quindi lo conosciamo questo argomento discretamente, e adesso così rese facile dall'utilizzo dei network. Certamente un monitoraggio da parte di un insieme di persone che hanno ben fissato nell'anima che la parola Islam vuol dire pace, vuol dire penso sia molto importante, oltre alla conoscenza dell'arabo, che anche noi abbiamo degli organi di controllo, ma certamente penso che utilizzando la lingua araba sia per loro abbastanza difficile da poter
mettere in evidenza certi effetti, certe cose molto importanti. E sarà molto interessante, speriamo di poter assistere, come tu hai detto, a questi convegni che si svolge, questo convegno che si svolgerà a Milano nel prossimo futuro, perché la conoscenza di prima mano è sempre molto importante. La seconda notizia di cui volevo parlare, hai altre cose da aggiungere? No, se vuoi delle domande ben volentieri. La seconda notizia invece, che è molto interessante per noi italiani, è questa decisione della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge con la quale la Regione Lombardia aveva posto tanti e tali divieti e vincoli alla realizzazione dei nuovi luoghi di culto, e tanto che era stata chiamata addirittura, anzi ha ragione, la legge anti-moschea. Che cosa puoi dirci? Perché questa è una cosa molto importante per l'Italia. Sì, il governo ha sollevato un conflitto di attribuzione, nel senso che ha sostenuto, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la Regione aveva legiferato su una materia sulla quale non poteva legiferare. E questo è importante perché in questa maniera si faceva un discorso solo di diritto e non di sostanza. E tuttavia la Corte, con un'udienza tra l'altro molto breve, ed è interessante questo fatto qua, con il voto unanime dei 15 giudici ha stabilito che la legge era fortemente anticostituzionale in tutto il suo impianto, quindi non soltanto per la questione dell'attribuzione. Questo è un elemento di grande chiarezza. Naturalmente non basta, nel senso che altri pesanti vincoli possono essere posti, c'è una guerriglia di tipo amministrativa nei confronti dei luoghi di culto islamico, soprattutto nel nord, grazie a Dio nel centro e nel sud tutto ciò non avviene, però nel nord questo avviene ed crea uno stato di frustrazione, uno stato di ghettizzazione, di esclusione di una comunità che invece vuole semplicemente lavorare, integrarsi, nel senso di tirare su i figli e contribuire al paese all'interno del quale si trova a vivere. E questo è molto pericoloso ed va nella direzione opposta a quella della paranoia della sicurezza che affligge i leghisti. Nel senso che la sicurezza si può stabilire con gesti di pace, non con gesti di guerra, e questo era sicuramente un gesto di guerra, perché per esempio pretendere che un nuovo luogo di culto islamico dovesse per forza essere sottoposto a referendum è un'aberrazione, perché i diritti costituzionali non possono essere disposti a referendum. Questo c'è una grande letteratura giuridica in merito a tutto questo, cioè non si può per referendum dire quelli che hanno i capelli rossi non possono portare il cappello verde, per esempio, cioè è assolutamente assurdo, no? O dico, banalizzo per spiegare il meglio possibile. E quindi questo fatto è comunque un elemento importante. Adesso noi ci aspettiamo che il governo, dopo essersi impegnato allo strenuo su i diritti di una piccolissima minoranza, per carità, che io non entro nel merito, voglia occuparsi dei diritti anche della maggioranza, di un grande numero di cittadini e residenti, quasi 2 milioni di persone che sono in Italia, che pacificamente vogliono fare il loro dovere e chiedono i loro diritti. Ecco, questa è la cosa importante, speriamo che si possa andare avanti in qualche maniera anche su questa cosa qua, insomma. Indubbiamente è importantissimo, perché questa legge antimoschea violavano i primi addirittura articoli della Costituzione sulla libertà di culto, che non può essere concesso, una parola orribile in questo campo, non deve essere contestata per un culto approvata per un altro, ecco, deve esserci una situazione paritaria fra i culti. Indubbiamente
i fatti che sono successi hanno così drammatizzato questa situazione, questo indubbiamente, però non si può certamente violare la Costituzione come tanti ormai vogliono violare, ed è giusto che la Corte Costituzionale abbia preso questa posizione di salvaguardia verso la religione islamica, che sta diventando una delle più importanti, dopo il cattolicesimo, una delle più importanti religioni e più presenti religioni in Italia. E non dico solamente per la motivazione più semplicistica che ci sono stati di immigrazione molto forti e adesso musulmani di seconda o terza generazione, e perché anche ci sono degli autoctoni, degli italiani che hanno scelto con la propria libertà individuale di seguire un culto e una religione islamica invece di una evangelica, invece dei testimoni di Geova o di cattolici. Questo è molto molto importante. Ma in linea generale, a livello così nazionale, questa volta parliamo di livello nazionale, quante moschee ci sono e quante moschee, se possibile saperlo, sono in attesa di aprire, perché anche questo è un dato importante. Ma in realtà le moschee non aspettano di aprire, aprono e basta. Nel senso che nella maggior parte dei casi si affitta un magazzino, un capannone, lo si mette a posto, lo si adegua da un punto di vista igienico, si comprano i tappeti e si apre un luogo di culto. Certo. E ci sono in Italia attualmente circa 900 luoghi di culto islamico su tutto il territorio nazionale, e se ne aprono praticamente tutti i giorni dei nuovi. Moschee, da un punto di vista anche tecnico e quindi architettonico, ce ne sono in Italia quattro: quella di Roma, quella di Colle Valdelsa, quella di Milano Segrate, che è poco più che una cappella funeraria, e quella di Ravenna. Poi ci sono un altro 7, 8, forse 10 adesso luoghi di culto che hanno ottenuto riconoscimento anche da un punto di vista urbanistico con la destinazione d'uso al luogo di culto. Tutte le altre sono in questa zona grigia di essere di fatto dei luoghi di culto, che sono però associazione culturale, centro culturale, associazione di solidarietà, associazione di dialogo e quant'altro nomi di fantasia si possono inventare, dove in realtà, oltre a fare queste cose qua, dialogo e cultura, si esercita anche il culto, che è una libertà costituzionale sancita dall'articolo 9 della Costituzione in maniera molto forte e molto chiara. Certamente. Questo è un po' il discorso. Allora, noi quello che chiediamo, noi nel senso di musulmani d'Europa, musulmani d'Italia in particolare, è quello di che il governo faccia, se non vuole proprio fare l'intesa, perché con il fatto che l'Islam non ha un ente esponenziale, non ha una chiesa e tutto il resto, faccia almeno una legge che garantisca la libertà di culto a tutti i cittadini residenti in Italia, nel rispetto delle leggi, dell'ordine pubblico naturalmente, come per tutti, voglio dire, che poi sia un club di tifosi della Juventus piuttosto che un'associazione di amici del fungo porcino. Chiunque deve sottostare a delle leggi riguardanti la sicurezza dei luoghi e la sicurezza collettiva, e ci va benissimo. E se il governo volesse fare una legge di questo genere, noi siamo in prima fila ad appoggiare questa legge e procedere, andare avanti su un processo di emersione e di riqualificazione anche di moltissimi luoghi di culto, che molto spesso lasciano molto a desiderare, proprio perché c'è questo senso di precarietà: chissà se ci lasciano stare, chissà se non ci vengono a chiudere, chissà, 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 e quindi non si fanno mai, diciamo, quegli interventi importanti da un punto di vista anche così generale che possono permettere una piena decorosità del luogo di culto. Noi chiediamo la trasparenza degli organi direttivi, chiediamo un album degli imam, chiediamo che gli imam facciano il sermone anche in italiano in maniera tale che tutti lo possano capire. Ormai la comunità è sempre meno arabofona,
che all'inizio la comunità era arabofona addirittura al 95% quando io ho cominciato a fare questa attività negli anni 80 ancora, oggi con l'apporto dei cittadini musulmani che vengono dal sud-est asiatico, quindi dal Pakistan, dal Bangladesh, di quelli che vengono dall'Africa subsahariana, quindi tutto il Ghana, la Costa d'Avorio, la Nigeria, il Senegal, eccetera, con quello che è il grande apporto dei cittadini musulmani, dei residenti musulmani di origine balcanica, albanesi, macedoni, bosniaci, evidentemente la comunità non è più arabofona, quindi se l'arabo è la lingua sacrale, quindi deve essere usata nella preghiera, proprio la preghiera rituale, per quello che riguarda l'insegnamento, cioè quindi il sermone fa parte dell'insegnamento, non c'è motivo per cui l'italiano non possa diventare la lingua principale in quanto è compresa da tutti quanti. Perché noi non possiamo naturalmente, io per esempio nella moschea che frequento io, la mia moschea d'Imperia, ci sono fratelli del Maghreb, però ci sono anche fratelli albanesi, ci sono anche fratelli del Bangladesh, ci sono fratelli turchi, non possiamo fare 6 discorsi in tutte le lingue. Si può dire, va bene, usiamo anche l'arabo in parte e soprattutto l'italiano, perché poi la lingua capiscono tutti quanti quelli che vivono in Italia. Anzi, in questa maniera li aiutiamo anche a migliorare la loro comprensione della lingua che devono usare per poter vivere in questo paese nella maniera migliore. Certamente questo è importantissimo. Io ho seguito su YouTube alcune tue sermoni in varie moschee, devo dire che si ha una visione finalmente di quello che essendo comprensibili si ha una visione, una maggiore conoscenza dell'Islam, e come abbiamo già detto altre volte il problema più importante è la conoscenza reciproca. Ma purtroppo sono successi nell'ambito delle moschee dei fatti tempo fa, comunque anteriormente a questi nostri dialoghi, dei fatti spiacevoli a livello di imam, a livello di moschee, che hanno un po' così drammatizzato la situazione, scosso la pubblica opinione, e quindi nascono delle domande laterali che sono molto importanti. Cioè, di solito noi al di fuori della realtà Islam, quindi non compenetrati, non incapaci di poter fare il punto della situazione, ci chiediamo sempre chi li gestisce, chi li finanzia, il grande punto interrogativo. La domanda è molto facile, la risposta è molto facile. La totalità delle moschee in Italia, esclusa la moschea di Roma, la grande moschea di Roma, è finanziata da quelli che la frequentano. Esatto. Che mettono 50 centesimi o 5 euro o 10 euro il venerdì quando vanno, o addirittura si sono registrati in una lista di sottoscrittori e si impegnano per una cifra mensile di 10 euro, 20 euro, 50 euro secondo le loro possibilità, con le quali si pagano le spese della moschea, si paga l'affitto se la moschea è in affitto, si paga l'imam se l'imam è professionale, quindi è pagato, si pagano le bollette. È assolutamente così, cioè posso dirlo sul mio onore, sulla mia buona fede, perché le conosco, funziona così. L'unica moschea che è finanziata da terzi, e cioè quindi da praticamente dall'Arabia Saudita, sostanzialmente anche un po' dal Marocco, da altri paesi, è la grande moschea di Roma. Tutte le altre moschee sono sono finanziate da quelli che la finanziano. Questo ti condivido pienamente quello che hai detto. Comprendo pienamente quello che ti hai detto, perché anche nella mia chiesa si procede in questa esatta maniera. Nelle chiese protestanti tutto viene finanziato dai fedeli, che hanno la decima come avete voi, che hanno le offerte, e al di là di questo non qualche piccolo aiuto viene dagli organi principali, ma tutto si mantiene sulle spalle
giustamente di chi frequenta il luogo di culto. Posso un attimo, scusami Alfredo. Scusami, sì. Ti abbiamo lasciato. No, 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 stavo ascoltando, ascoltavo con vivo interesse, no, sta cosa, perché dimmi. Mi rendo conto che potrei mettere la scritta all'Islam, questo sconosciuto, parlo dell'Italia, no? Perché in Italia purtroppo tutto si conosce dell'Islam fuorché delle cose vere, delle cose reali. La questione delle offerte, la questione come si mantiene un culto, come si mantiene una chiesa, come si mantiene una moschea, eccetera, dovrebbe essere cioè quello che diceva Roberto, che dicevi anche tu, è una cosa normalissima, come si mantengono tutte le cose, dalle offerte di chi frequenta. Però vorrevo che tu spiegassi un attimino, perché avete tirato fuori un discorso della decima, perché molte volte mi trovo a parlare con persone che non sanno dell'esistenza di questa decima. Che cos'è? L'Islam si dottrinalmente si costruisce su cinque pilastri. Il primo pilastro è l'affermazione di fede, credo che non c'è Dio all'infuori che Dio e che Muhammad è il suo inviato. Il secondo, la preghiera. Il terzo, la zakah, e cioè quella che viene tradotta spesso con decima. In realtà non è una decima da un punto di vista aritmetico, nel senso che è un'imposta del 2,5% sul capitale, e quindi non sul reddito, quindi è una patrimoniale di fatto, che il credente musulmano è tenuto a versare a 8 categorie di persone che sono ben indicate nel Corano. Ci sono i poveri, i bisognosi, gli indebitati, quelli che sono incaricati di raccoglierla, la liberazione degli schiavi quando ciò poteva essere fatto, diciamo un altro tipo di schiavitù molto più complessa, più articolata, purtroppo che è molto più difficile da liberare, e la causa di Dio in generale. E quindi all'interno di queste categorie il credente musulmano deve destinare questo 2,5% del suo capitale. Per esempio, se io ho in banca 5.000 euro, devo, alla fine dell'anno devo versare questo 2,5%. Chi mi controlla? Nessuno. Chi può vedere sul mio stato conto? Massimo Equitalia, non certamente la moschea o gli altri fratelli. Quindi è un rapporto con Dio, nel senso che se uno è musulmano e vuole essere musulmano nella maniera migliore, versa ogni anno questo 2,5%. Lo può dare alla moschea, lo può dare a chi vuole lui, lo può dare a una persona che ha bisogno, un parente che ha bisogno, naturalmente con l'esclusione della moglie, dei figli e dei genitori, che c'è un altro obbligo di assistenza e di sostegno evidentemente, ma lo può dare a qualcuno che, non so, c'ha un parente in difficoltà, qualcuno che ha bisogno di soldi per un'operazione, o un povero qualunque, o destinarli ai profughi siriani o piuttosto quelli alla Somalia. Ognuno poi, secondo la sua inclinazione, il momento che vive, la situazione in cui si trova. Questa è la zakah. Oltre questo, naturalmente, c'è l'elemosina, cioè che è indicata nel Corano, nella sunna del profeta Muhammad, facendo di lui, come una delle atti più meritori che possa fare il credente, sia per avvicinarsi a Dio che per espiare i suoi peccati, per come kafara, cioè espiazione giuridica anche di alcune mancanze gravi e tutto quanto. E questa è sempre raccomandata, benvenuta, sempre comunque chi dà al povero da Dio, che naturalmente non ha bisogno di questo obolo, ma opera nel mondo attraverso i suoi servi, che siamo tutti noi. Cioè non è che Dio manda l'angelo a mettere una moneta nel cappello di un mendicante, però attraverso quello che ce la mette sta operando Dio, quindi c'è si chiude un cortocircuito positivo tra l'intenzione del credente e la volontà di Dio di sostenere quel poveraccio. Certamente, sì. Su questa no, io ci tenevo a questa spiegazione, perché se molta gente in Italia che è cattolica eccetera non sa di questa esistenza della decima, figuriamoci nel culto musulmano, nel culto islamico, no? Di questa cosa, perché è importantissimo sapere come si mantiene un culto, come si mantiene una chiesa, come si mantiene una moschea, come si mantiene il luogo dove la gente va a pregare il proprio con Dio. L'obolo dei fedeli. Con l'obolo dei fedeli. No, perché noi in Italia. Naturalmente, nei paesi tra virgolette musulmani c'è un altro tipo di organizzazione, c'è un ministero degli affari religiosi
che si occupa, che possiede i luoghi di culto, paga l'imam e si occupa della manutenzione dei luoghi. È tutta un'altra cosa, evidentemente. Certo. Certamente, certamente. Da noi dove questo non esiste è la comunità stessa che si autotassa e mantiene. Poi ogni tanto ci sono anche delle raccolte straordinarie che possono essere fatte a favore di situazioni molto particolari, di bisogno, oppure anche per l'acquisto del luogo stesso di culto. Noi adesso abbiamo appena inaugurato la nuova moschea di Sanremo, che ci è costata, tra acquisto e strutturazione eccetera, quasi 400.000 euro. Abbiamo finora pagato 200.000, dobbiamo adesso raccogliere per altri 2 anni quello che manca per poter finire di pagare tutto quanto. Se Dio vuole ce la faremo. Al Benga abbiamo comprato una porzione di capannone importante eccetera, abbiamo speso quasi 900.000 euro con risorse della comunità raccolte in 3 anni. Quindi voglio dire, e parliamo di una comunità, per esempio quella di Albenga, che è fatta da braccianti, non è fatta da imprenditori o grossi capitalisti. Quella di Sanremo è fatta in grandissima parte da gente che lavora nell'edilizia o nei servizi, fanno le pulizie, lavorano negli alberghi. Per cui, cioè, è uno sforzo importante che la comunità sta facendo per radicarsi sul territorio e aprirsi perché una cosa è avere un sottoscala nel senso catacombale, che ci sta anche nella fase iniziale di qualsiasi radicamento religioso, ma poi si deve salire alla luce del sole, aprire le porte e far vedere quello che c'è dentro, in maniera che più c'è aria che circola tra l'interno e l'esterno, e meno ci sarà diffidenza nei confronti di questo luogo. Perfettamente d'accordo. Io penso che abbia risposto in maniera perfetta, Rosario. No, ma ci tenevo, vedi, no, è importantissimo. Ci tenevo perché l'informazione è alla base della conoscenza, no? Di un qualcosa che non conosci, perché dobbiamo conoscere. Io, se non conosco, non posso neanche criticare, perché che cosa se devo criticare? Purtroppo devo l'Italia c'è quel male canceroso che si giudica senza conoscere. Bravo. No, perché noi in Italia siamo abituati che i soldi ce li tolgono automaticamente per la Chiesa Cattolica, senza che noi glieli diamo. Ce li pago anch'io senza essere cattolico. Vabbè, comunque questo è un altro mondo, è un'altra cosa a parte. Grazie Roberto di questa spiegazione. Confermo che anche a livello evangelico, che è l'unico che conosco, la cosa funziona esattamente in maniera identica. E normalmente in un culto si fanno 2 raccolte di soldi: una è l'offerta normale, che si fa dentro al sacchettino, come si faceva una volta nella chiesa, che passava il questuante in modo che la destra non conosca quello che dà la sinistra, e poi c'è una raccolta particolare che può cambiare di volta in volta per certe iniziative. Logicamente ci sarà anche, se la Chiesa ha la convenzione con lo Stato, quindi può raccogliere l'8 per 1000, verrà inglobata comunque, e con quello di solito viene utilizzata per le missioni nei vari continenti, per le scuole, per gli ospedali, per tutto quello che serve per far sopravvivere la missione, quindi per fare sopravvivere quelle realtà locali che sono sotto, diciamo, l'ombra della Chiesa. E c'è la decima, che tu paghi a livello esattamente come quella che adesso loro, il 2,5%, e poi ogni anno, e questo è successo per esempio sabato scorso alla fine del culto, il pastore fa davanti al pubblico in un'assemblea aperta proprio alla fine del culto il rendiconto di tutto quello che hanno ricevuto e di tutto quello che hanno speso, in modo che tutto sia trasparente. E qui siamo già quasi alla fine del programma. Niente brano, Alfredo, andate avanti. Niente brano, tiriamo avanti. Sì.
Ecco, la cosa che finale proprio parlando delle moschee è chi sceglie l'imam. Ecco, perché tante cose sono successe in Italia, parliamo dell'Italia perché noi siamo qui, e con tanti imam che si sono trovati nelle trame nella rete della giustizia. L'imam normalmente viene scelto dalla comunità stessa. E qua abbiamo un problema, perché noi abbiamo una comunità che non è una comunità di intellettuali, è una comunità di lavoratori. È una comunità formata da gente che è andata via per sfuggire alla miseria o per cercare di darsi un futuro e darne uno migliore ai propri figli. E quindi è una comunità che non è culturata per niente. Per cui può succedere che arriva una persona che conosce il Corano a memoria, che sa 50 hadith, 50 tradizioni a memoria, e immediatamente la comunità lo accetta. Poi dopo, alla prova dei fatti, si verifica magari che quell'imam non è consono a quelli che sono i valori della comunità generale, che sono appunto quelli del dialogo, della coesistenza, dell'inserzione nella comunità nazionale italiana. Sono successi dei casi, non ho difficoltà ad ammetterlo, molto pochi in realtà, erano veramente casi preoccupanti, ci sono stati anche quelli. Molto più spesso erano delle inchieste che poi dopo si sono esaurite in nulla di fatto, grazie a Dio, nel senso che l'Italia per ora è rimasta esente da qualsiasi fenomeno di violenza che possa provenire da questa malcomprensione dell'Islam o aberrazione addirittura. Normalmente gli imam appunto sono scelti dalla comunità sulla base di conoscenze specifiche che l'imam dimostra di avere. Ecco, perché noi chiediamo la costituzione di un albo degli imam? Perché questo album avrebbe delle norme per poterci accedere. Bisogna che l'imam accetti di imparare bene la lingua italiana, se già non la sa. Bisogna che accetti, per esempio, di fare un corso per capire qual è che paese si trova a operare, cioè un'educazione civica, quella che una volta si chiamava educazione civica, sapere cosa sono le istituzioni delle italiane, cos'è la sua Costituzione, quali sono i valori fondanti della Repubblica, in maniera tale da poter poi modulare il suo discorso sulla base di questi valori che sono assolutamente condivisi da tutti gli italiani, insomma, da quasi tutti. Per cui quello che noi vogliamo è arrivare attraverso una normalizzazione della presenza islamica in Italia, perché non è più una presenza così di passaggio, ma ormai è fortemente radicata, cominciamo ad avere le terze generazioni, cioè i figli dei figli che nascono in Italia. Tutti i giorni io mando auguri a ragazzi che ho conosciuto da piccoli, che si sono sposati e hanno figli, e quindi siamo già alla terza generazione. La mia famiglia, io sono un musulmano italiano, mio figlio è nato da un musulmano italiano, i suoi figli sono musulmani italiani, e quindi ho già due nipoti che sono di terza generazione di musulmani italiani, non provenienti da un altro paese, e così molti altri. Quindi questa normalizzazione che è necessaria proprio per rispettare i valori nostri della Costituzione, e allo stesso tempo anche per tutelarsi nei confronti di devianze, eccetera, è quello che noi proponiamo in tutte le maniere, quindi un albo degli imam, con degli imam preparati in una certa maniera, che possono seguire dei corsi parauniversitari in Italia, dopo averne seguiti degli specifici nei loro paesi, che non so, che possono essere l'Egitto o i Balcani o il Marocco, ecco, cioè, non c'è problema. Se loro hanno imparato là il Corano, l'esegesi, il fiqh, cioè la giurisprudenza islamica, si devono venire in Italia a imparare come spiegarla ai nostri ragazzi, ai musulmani che vivono in Italia, in che maniera anche la giurisprudenza deve essere ragionata sul contesto in cui noi ci troviamo a vivere. Ed è molto importante questo, in maniera tale da evitare qualsiasi forma di estremismo. A volte c'è dell'estremismo che non è pericoloso da un punto di vista dell'ordine pubblico, nel senso che ci sono delle forme di fondamentalismo che sono assolutamente quietiste, nel senso che non hanno assolutamente lo scopo della violenza, la loro predicazione non mira alla violenza, però mira a un isolamento, mira a una ghettizzazione, mira a considerare tutto quello che non è musulmano nemico. E invece non è vero, non è assolutamente vero, perché non è vero nella nostra tradizione, non è vero nella storia del profeta, non è vero nel Corano. C'è la coesistenza tra i diversi, quindi riconoscendo le altre forme religiose, pur non condividendole, è un elemento fondamentale della nostra religione. Quindi pensare a una quinta colonna o
o invece un gruppo che si autoghettizza, che vive soltanto tra sé, che frequenta solo la moschea, che non partecipa alla vita civile, alla vita politica, quella sindacale, eccetera, sicuramente non è un bene. Quindi noi ci troviamo su due fronti: da una parte contrastare quello che può essere una deriva violenta, e dall'altra parte quella che può essere una condizione di autoghettizzazione della comunità che non serve né a loro né a tutti noi. Ok, perfettamente d'accordo, e approfondito molto bene, perché è certamente uno dei buchi neri nella nostra conoscenza questo, e deve essere assolutamente resa limpida questa cosa. Io qua ricordo un carissimo amico, un fraterno amico, Nabil Boyuomi, che purtroppo non è più fra noi, e che è stato imam per molto tempo qua nella chiesa Nur di Bologna, nella moschea Nur di Bologna, ed è stato un imam per me, io poi lo vedevo dal di fuori dell'Islam, un imam illuminato, di una cultura enciclopedica ed una saggezza veramente immensa. Bene, è un caro ricordo, e mi manca, ti dirò Roberto che è passata tanti anni, ma mi manca. E volevo, proprio per finire di la nostra chiacchierata, parlare un attimo, avere anche il tuo parere sul discorso che abbiamo fatto prima dell'inizio della trasmissione. E anche oggi pomeriggio, su Canale 5, nella trasmissione di Barbara D'Urso, pomeriggio 5, come tante altre volte, si è parlato delle Madonne di gesso che piangono, sangue e altre cose, di queste messaggere della Madonna che fanno appelli e messaggi in continuazione, e questo come evangelico mi lascia estremamente sconcertato, perché non è assolutamente opera di intercessione di Dio, assolutamente, perché l'unico, come viene definito, la via, la verità e la vita è Gesù, e al di fuori di questo non esiste nulla per noi cristiani. Ecco. Purtroppo invece la Chiesa Cattolica su queste cose ci marcia bene, e guardando un pochino nella Bibbia ho trovato un passo molto interessante, che già Paolo nella lettera ai Corinzi aveva previsto con molto anticipo, non solamente nel 2000 ma anche negli anni scorsi, negli millenni scorsi, che sarebbe successo. E nella seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 11, versetto 14, cita che non c'è da meravigliarsi che Satana stesso ti trasformi in angelo di luce. Dato che tra noi cristiani e gli islamici abbiamo due punti in comune, Dio e Satana, volevo il tuo parere su questi fatti che purtroppo si presentano con ciclica frequenza. Ecco. Ma io sinceramente, Alfredo, preferisco attenermi da questo giudizio, ma non è una questione di politically correct, è proprio il fatto che noi abbiamo un principio importante dottrinalmente, che dice: noi abbiamo la nostra religione, voi avete la vostra. Certo. Cioè noi non critichiamo le religioni degli altri, nel senso che critichiamo eventualmente l'operato che in nome di queste religioni alcune persone possono fare,
mettere in atto in qualche maniera, però da un punto di vista dottrinale rispettiamo le credenze anche quando dal nostro punto di vista, e quindi concordo con quanto tu hai detto finora, sono abbastanza aberranti e secondo me anche fortemente contrari allo spirito dell'Evangelo stesso, ecco. Però come ti dico, rimane una cosa così, preferisco non inoltrarmi in questa cosa, perché se nessuno me le impone questo culto, alla fine tra loro e Dio. Certo, indubbiamente, indubbiamente. Ma è una situazione che per noi cristiani è una situazione molto molto problematica. È un problema molto problematico, perché vediamo Satana vincere su tutto il fronte, e proprio approfittando della credulità della gente e giocando su degli aspetti della religione che, se li vedessimo in una luce trasparente, sarebbero positivi, e invece viste nella luce complessiva diciamo che sono diabolici veramente. Caro Rosario, qui siamo. Ma su questo aspetto, Alfredo, io penso, la penso un po' come Hamza. Hamza, per il suo culto, cioè per la sua religione, preferisce non entrare, perché giustamente, perché dice, insomma, ognuno ha la propria religione e decide cosa vuol fare. Io, per esempio, che non sono molto religioso, lo sai benissimo, io dico comunque, se queste persone ci credono, lasciamole credere, poi del resto io se uno veramente crede in Dio, dopo sarà lui e Dio, cioè al cospetto del suo Dio, del suo creatore, insomma, che verrà giudicato su quelle opere, su quelle cose che ha fatto. Ovviamente dobbiamo ricordarci una cosa: l'importante è che queste cose non avvengano per far del male. Ecco, questo è il discorso. Perché far del male, allora c'è qualche cosa qui che è aberrante, molto diciamo che bisogna contrastare. Però fino a quando si limitano a dire ok, ho visto la Madonna, ho visto la Madonna che piange, si ferma lì, cioè nel senso, poi ovviamente sappiamo benissimo che ci sono dei media che fanno del gossip e quindi cercano di sfruttare queste cose. Sappiamo anche che la gente oggi, soprattutto con i media in atto, pur di mettersi in mostra farebbero di tutto, direbbero anche che hanno visto il gigante ciclope che camminava per strada, insomma, sto seguendo l'idea. No, rendi l'idea, rendi l'idea. Per questo dico, però... no, io rispetto qualsiasi opinione, l'importante è che non provi i danni a qualcun altro, non faccia del male a qualcun altro, perché lì sarebbe spiacevole. Il problema, Rosario, poi possiamo fare una trasmissione sul tuo tema, che per me è molto importante, e non è che si crei del male, che si faccia del male ad altre persone, è qualcosa di più terribile, si fa male verso se stessi, perché poi concludo questa discussione che purtroppo mi accalora moltissimo, è che invece di cercare il regno di Dio noi cerchiamo il regno di Satana, che è un po' leggermente diverso il problema. Sì, ma sai com'è? Sai, Alfredo, com'è? Come quando tu dici a un fumatore non fumare che ti fa male. Lo so, caro, e hai ragione. E lui ti dice io fumo all'aperto. Senti. Non fumarmi in casa, gli puoi dire non fumarmi in macchina, però se lui fuma all'aperto saranno fatti suoi, cioè alla fine, capito? E il problema, come diceva giustamente Rosario, è quello che se questo tipo di comportamento mi causa un qualsiasi nocumento, allora in qualche maniera io devo contrastarlo. Adesso faranno, almeno ho sentito, poi non se ne è parlato più, che sarà vietato fumare in spiaggia, in altri ambienti all'aperto, quindi grazie a Dio si riduce sempre di più lo spazio concesso. Allo Stato si guadagna troppi soldi, tu pensa che un pacchetto di sigarette costa 5 euro, allo Stato costerà 50 centesimi. Scusami. Sarà difficile che tolgano il fumo. Mia moglie compra, quando andiamo in Moldavia, ti dico subito,
compra le stesse identiche sigarette che compra qua in Italia, che qua in Italia paga 4,60 euro, in Moldavia costa poco più di un euro. Anche là guadagneranno qualcosa, quindi puoi immaginare. E qua loro guadagneranno logicamente qualcosa, logico. È un business enorme. Purtroppo sì, dai. Io qua concluderei, io ringrazio sentitamente Hamza, perché ogni volta apriamo degli spirali sull'Islam e ci diamo delle, come si potrebbe dire, riusciamo a cancellare tanti aspetti negativi che noi abbiamo immaginato. Qualche pregiudizio che purtroppo va sempre a insinuarsi nelle nostre menti. Io ricordo comunque che questa trasmissione ritornerà in streaming. Questa trasmissione è andata su reti unificate, possiamo dire, Rosario, che sono andate su reti unificate finalmente. E questa è una bella cosa. Sul nostro network che sta prendendo piede, e quindi è una cosa estremamente negativa, no? Positiva. Va bene, caro Hamza, io ti ringrazio come sempre. Grazie. E quando dovrai avere delle notizie, delle nuove, delle precisazioni, eccetera, noi siamo sempre qua al martedì sera a fare quattro chiacchiere, però che non siano gossip, ma siano cose che servono a chi ascolta le nostre emittenti. Ti chiederei solamente di rimanere un attimo, appena che avrei bisogno di parlarti un attimo al termine della trasmissione. A te, caro Rosario, per la chiusura. Benissimo, ringrazio della serata. Ecco, quindi vediamo, speriamo di avere tanti ascoltatori. Perfetto. Grazie Roberto di essere intervenuto. Grazie a voi. Perché ha detto giusta, bisogna far capire, insomma, che ci sono che c'è un'informazione che è diversa da quella che ci viene propinata, ci viene fatta vedere, perché dai media, dai grossi media, loro hanno interesse soltanto a far vedere il sensazionalismo e quindi a non approfondire le cose. Perfetto, allora diamo appuntamento a martedì prossimo, caro Alfredo, con i nostri ascoltatori, con questa trasmissione Don Chisciotte in avvento. Voglio ricordare che domani sera, mercoledì 2 marzo alle 18:30 andremo in onda con Spazio Aperto, alle 22 con l'Osservatorio Antimafia. Ricordo ancora che Radio Saiuz TV, Radio Saiuz Network cresce, adesso si sono aggiunte 4 web radio al network e se ne aggiungeranno altre, spero molto presto, perché il nostro progetto è quello di crescere, di diventare un punto scusatemi, di riferimento soprattutto nelle città, nei posti, diciamo, nei paesi, cioè raggiungere le persone, anche averle a portata di mano con le informazioni locali. Bene, un caro saluto a tutti e andiamo con la sigla e a risentirci. Ciao a tutti, ciao Roberto, saluto, ciao Alfredo. A tutti. Ciao caro. Ciao, grazie. Where'd you be if you had given to protection?